Ciao a tutti, sono Carla, è il mio primissimo talk, quindi sono ad altissimo rischio attacco di panico, quindi ve lo vi avviso. E sono sviluppatrice front-end in Ideato e oggi voglio parlarvi più che di tecnica, di approccio, di alcune pratiche che mi sono servite a migliorare il mio modo di lavorare e soprattutto nel periodo più recente, inserita in un contesto di team multidisciplinari e distribuiti. E vi avviso che il titolo del talk in realtà è un po' un bluff, perché l'accezione di scalabile, come l'ho pensata, non è quella che probabilmente state immaginando, ma ha un altro significato. E nasce da una mia passione extra lavorativa, che è l'arrampicata. E ho voluto giocare un po' su questa ambiguità. E non so se si vede bene, ma questa sono io. Mentre guardo una brava che si allena. Grazie. Di cosa vi parlerò oggi? Bell'effetto. Di sfide, di ricompense nell'affrontare e nel vincere queste sfide, ma anche di responsabilità. Nei confronti di chi abbiamo la responsabilità di vincere queste sfide? E partendo appunto dalla similitudine con l'allenamento di arrampicata, perché invece di andare in palestra e godermi il momento non ho spento il cervello, quindi ho pensato che ci potesse essere una certa analogia tra quello che facevo in palestra e il lavoro quotidiano di sviluppatrice, a partire dalla fase di riscaldamento in cui andiamo a lavorare sui nostri gruppi muscolari e su quadricipiti, bicipiti e addominali, il cosiddetto six pack. E diciamo che possiamo assimilare questa fase a quella in cui facciamo il setup di un nuovo progetto, quindi andiamo a scegliere e a preparare tutti quegli strumenti che ci accompagneranno nello sviluppo vero e proprio. Quindi scegliamo il nostro preprocessore CSS, il nostro eventuale framework JavaScript, il nostro module bundler, task runner e quant'altro. Dopodiché inizia lo sviluppo vero e proprio. Piccola parentesi su come lavora un team in un'azienda come Ideato. Prenderò come esempio, come riferimento, un team in cui lavoro attualmente per praticamente la maggior parte della settimana. Siamo un team distribuito, molto distribuito, un record aziendale, penso, 5 membri del team in 5 regioni diverse d'Italia e abbiamo competenze diverse. Molto spostate sul back-end, però comunque è un team con più competenze. Quindi questo, insieme al fatto che sia distribuito, rende molto importante la condivisione di un metodo e di una metodologia di lavoro. Per non pestarsi i piedi, per facilitare anche il lavoro agli altri membri del team. E sviluppiamo in modo iterativo e incrementale. Quindi non abbiamo un prodotto con delle specifiche ben definite da principio, ma è un prodotto che si evolve e alcune funzionalità cambiano di priorità, vengono sviluppate o si decide di non svilupparle più, e quindi è molto in evoluzione. E per aiutarci a sviluppare in questo modo usiamo uno strumento molto utile che sono le user stories. Poi se qualcuno vuole approfondire c'è un articolo di un mio collega che mi sono dimenticata di linkare, ma poi lo farò. E che approfondisce l'argomento. E il format che utilizziamo è di questo tipo, cioè come tipo di utente, come ruolo, voglio fare qualcosa per raggiungere dei benefici. Se vogliamo riprendere l'analogia dell'arrampicatore, come omino che si arrampica, voglio salire in cima per... è una cosa... come? Ah, una cosa ancora più personale, ve la svelo, e il motivo per cui faccio sport è che... così non devo limitarmi col cibo, proprio. Questo qui. Ho anche trovato una GIF perfetta, una grande storia, posso mangiarla. Come non lavora tradizionalmente uno sviluppatore front-end, almeno per come siamo abituati a lavorare i retaggi degli anni passati, né con lo sviluppo iterativo incrementale, né con le user stories. E quello che viene fatto solitamente è mettere tutto insieme e andare a riprodurre un design. Quindi in genere dall'alto verso il basso mi metto lì e scrivo
pagine e pagine di template statici e HTML e relativo stile. Qual è il problema di questo approccio, soprattutto se inserito in un contesto come quello che vi ho descritto? Il fatto che c'è scritto template statici, non so se si legge, che spesso andiamo a mettere nel markup e nello stile più di quello che il prodotto richieda in quel preciso momento. Come vedevamo prima, non è detto che tutte le funzionalità che erano state immaginate verranno poi effettivamente sviluppate. È un pain per gli sviluppatori back-end, perché devono andarsi ad estrarre dei pezzi della funzionalità che stanno andando a sviluppare in quel momento, e spesso, come noi, le prime volte, a me è capitato che le prime volte che vedevo un server attivo su un terminale, mi dicevano guarda lì c'è un errore, e dicevo dove? Sono righe tutte uguali. Allo stesso modo, molti sviluppatori back-end che conosco davanti a un file HTML non si sanno orientare, anche grazie a indentazioni fatte approssimativamente, insomma, tutte le cattive pratiche che l'HTML ci consente. E per la stessa ragione sono difficili da espandere, se qualcuno che non siamo noi dovesse aver bisogno di aggiungere dei componenti, e spesso si seguono vie diverse da quello che poi è il prodotto che viene effettivamente sviluppato. Per riprendere alcuni dei principi di Harry Roberts nei suoi 10 principi per uno sviluppo front-end efficace, dovremmo, almeno io ho trovato molti benefici nel cambiare approccio e iniziare a sviluppare pensando al prodotto, concentrandomi sul prodotto nella sua evoluzione. Quindi appunto il nostro lavoro non dovrebbe essere più quello di riprodurre semplicemente dei design e chiudendoci nella nostra produzione massiva di stili e markup, e dovremmo essere più coinvolti in tutte le fasi dello sviluppo di un'applicazione. E poi, come dicevo prima, non andare a sviluppare qualcosa finché non è richiesto, perché è un costo di manutenzione e anche in termini di tempo. E per farvi un esempio reale, ho preso un'applicazione che stiamo davvero sviluppando, e in cui abbiamo una lista, è un software di fatturazione per cui abbiamo una lista di preventivi, in questo caso con le varie informazioni e delle funzioni di duplica e cancella. Dato che in un primo momento era stato immaginato che ci fossero altre funzioni tipo stampa direttamente da lista e più informazioni in un pannello espandibile, ci siamo ritrovati con questo pezzo di HTML che ovviamente non vedrete, immagino. Comunque ci sono due righe di HTML in cui c'è un bellissimo stile inline che dice display none, perché quella funzionalità non è stata più sviluppata, l'abbiamo nascosta e il progetto è andato avanti. Se noi andassimo a mostrarla in questo momento, ci renderemmo conto che ci rompe completamente il layout, perché nell'evoluzione del progetto questa cosa qui non trova più posto. È un esempio molto piccolo, in totale sono 5 righe tra HTML e CSS che vivono della nostra applicazione e non vengono utilizzate, però immaginando questo processo replicato in più parti dell'applicazione, ci rendiamo conto che abbiamo del codice che non ci serve, in cui in qualche modo dobbiamo manutenere, e questo rappresenta un costo. Quindi, oltre a scrivere codice che funziona, le sfide principali che dobbiamo affrontare sono quelle di scriverlo in maniera leggibile, non ridondante, modulare e quindi scalabile. Sono, penso, le sfide più grandi che ci troviamo ad affrontare, a parte lo scrivere codice che funzioni su un browser o su più browser, che quella anche è una bella sfida. E con quali strumenti possiamo aiutarci a fare una cosa del genere? In arrampicata, l'unico attrezzo al di là del nostro fisico che viene utilizzato è la scarpetta. Ai principianti viene consigliato di indossarla di almeno una misura in meno della propria abituale. Io quindi calzo tra il 39 e il 41 a seconda del tipo di scarpa, e ho un 38. E fa male. Cioè, fa male perché è una costrizione fisica,
più volte mi sono chiesta chi me l'abbia fatto fare, però passata la sofferenza iniziale ne ho sentito i benefici, perché mi dà molta più sicurezza nella salita, molta più aderenza. Questa cosa possiamo paragonarla alle coding conventions, che è una cosa che inizialmente odiamo, almeno per la mia esperienza è così, però poi soprattutto in un contesto di collaborazione con altre figure professionali o con altri sviluppatori front-end ne sentiamo il beneficio. Alcuni esempi sono i linters, le naming conventions o l'architettura dei file, che ci aiuta a tenere una code base coerente e pulita. Il consiglio, oltre ad adottare questo tipo di accorgimenti, il consiglio principale è quello di condividerlo. Condividere che cosa è stato adottato in un progetto, perché se rimane una cosa che facciamo noi e non condividiamo, il valore si perde completamente. Ovviamente il consiglio è di condividere le convenzioni e non le scarpette, perché non è una cosa propriamente igienica. Alcuni consigli che magari sono banali ma mi hanno aiutato molto, perché spesso pensiamo a cose molto più complesse e ci dimentichiamo alcuni consigli che sono basilari, e di affidarci a uno strumento molto potente come la semantica. Nella demonizzazione delle tabelle, chiaramente, ci dimentichiamo che se dobbiamo usare una tabella, possiamo usare una tabella, se non va utilizzata per il layout. O utilizzare un div con classe title è molto meno significativo che usare un H1, per fare degli esempi molto semplici. Preserviamoci dalla necessità di andare a dover cambiare anche il markup se cambia lo stile della nostra applicazione, per cui evitiamo di usare nomi di classi che siano presentazionali, concentriamoci su quello che un elemento fa e non su come appare. Perché adottare questi semplici accorgimenti ci permette poi di concentrarci magari su parti un po' più complesse del nostro lavoro. Vi volevo portare qualche esempio a livello molto più basso, molto meno astratto di quello di cui ho parlato fino ad ora, sporcandoci un po' le mani, andando a vedere dove succede la magia, cioè nel nostro editor. Volevo chiedervi quanti di voi usano Atom come editor. Ok, Sublime, ok. Io uso Atom, come? Immaginavo, ma non lo volevo chiedere. Io uso Atom, vi volevo portare un esempio apparentemente molto semplice di un tool nel tool che aiuta molto la produttività e soprattutto la collaborazione. Si chiama Color Namer, poi ci sono anche tutti gli strumenti sugli altri editor, che hanno magari altri nomi, però ci sono cose molto simili. Cosa fa Color Namer? Gli mandiamo in pasto il nostro codice di colore, in questo caso esadecimale, lui ci crea un nome di variabile. Quindi noi in un foglio in cui andiamo ad impostare le variabili che ci accompagneranno nello scrivere lo stile della nostra applicazione, in un tempo che è molto più breve di quello che impiegheremo a decidere che nomi dare alle cose, lo fa lui per noi. Piccola parentesi, mi sono incuriosita su cosa potesse essere questo colore qui, il manatee, non so se leggete il rosso sul nero, comunque color manatee, il terzo, mi sono incuriosita e ho visto che è questo mammifero acquatico che si chiama porcello di mare, così, parentesi. Quindi la sostanza è che in cosa ho trovato utile questo strumento? L'ho trovato utile perché se sembra un'operazione dispendiosa quella di andare a fare, di andare a usare questo tool, ripeto, è molto più dispendioso mettersi a pensare a che nome dare a una variabile di colore. Ho preso qualche esempio, che non si leggerà ma ora vi dico, di un po' di confusione in un contesto del genere. Abbiamo un body color, riga 2,
che ha un codice FAFAFA, che a sua volta è associato a color lightest gray, che è anche però color almost white. Almost. Poi c'è un color red e c'è un color alert che è un altro red. Insomma, c'è un po' di... non è proprio coerente. Soprattutto non è, se io subentro in un progetto e leggo color almost white, il mio quasi può essere un quasi diverso da qualcun altro. Quindi c'è un altissimo rischio di ridondanze, ripetizioni e incoerenze. Questo è un altro esempio, ma vado avanti visto che leggereste comunque molto poco. Questo è un altro esempio in cui c'è un nero che è più chiaro di un black. Quindi insomma, se possiamo affidarci a qualche tool esterno che ci aiuti a fare delle cose al posto nostro, così come per esempio ci siamo abituati ad affidarci a un autoprefixer invece di scrivere tutti i prefissi dei vendor, dei browser, e in fase di processamento del CSS, così se possiamo affidiamoci a tool di questo tipo per garantirci una... il più possibile l'obiettività e l'oggettività nel codice, non andiamo ad agire con la nostra soggettività in casi di questo tipo, che poi è il motivo per cui adottiamo delle naming conventions che ci salvino dal decidere arbitrariamente nomi che sono significativi per noi e non per altri. E, un altro strumento che ho trovato utile, è, l'avete visto in azione adesso, e si chiama Pigments e ha anche lui i pacchetti corrispondenti per gli altri editor, ci va a evidenziare la tinta che stiamo utilizzando, per cui questo a colpo d'occhio è molto meglio di questo, e ha altre funzioni che ci permettono anche di non uscire dal nostro editor, come la conversione in RGB, RGBH, SL, eccetera. Quindi laddove possiamo affidiamoci a questi strumenti. Questo è un consiglio che vi do perché ha fatto la differenza quando ho imparato a usarli. C'è un video un po' lungo, vabbè. E, quindi questo cosa ci può aiutare a fare? Ci preserva dallo scrivere codice così. Facciamo le cose un po' più ragionate, ci riserviamo del tempo per scrivere codice meglio perché velocizziamo degli altri processi. Perché in genere scriviamo codice in questo modo? Perché, come dicevo prima, spesso ci buttiamo a capofitto nel produrre markup e stili che poi sono preparatori per il lavoro della business logic degli sviluppatori back-end. E in realtà molto spesso non ci prendiamo neanche il tempo necessario per studiare il design, individuare eventuali pattern, eventuali componenti che possiamo estrarre e sviluppare indipendentemente. Quindi, come in arrampicata il consiglio, un buon istruttore vi consiglia di studiare il percorso prima di affrontarlo, così un consiglio utile può essere studiare il design prima di andarlo a mettere in codice. E, alcuni consigli, io nel progetto in cui lavoro adesso usiamo un framework JavaScript che è Angular, quindi mi viene gratis una suddivisione anche del markup, cosa che però almeno io fino a qualche anno fa non ce l'avevo come workflow, e scrivevo file HTML grandissimi, diciamo, forse sbagliavo, probabilmente sbagliavo, però insomma in un qualche punto del nostro percorso lavorativo forse l'abbiamo fatto un po' tutti. Sì? Ok, meno male. E, quindi un consiglio. Grazie. Non è facile, tipo alcolisti anonimi. Quindi se lavoriamo in un progetto in cui il progetto è impostato in questo modo, benissimo. Se produciamo markup e stili e possiamo farlo, investiamo un po' di tempo nell'imparare a usare dei template engine, cioè dividiamo il nostro HTML in file più piccoli e se possiamo popoliamolo
con dati che possono essere fittizi o possono venirci addirittura dal back-end se siamo bravi. E anche in questo caso andiamo a risparmiare del tempo, per esempio delle liste, invece di scrivere delle liste lunghissime, magari con lo stesso pezzo di testo, quindi non possiamo neanche testare se sfora, se va formattato in un altro modo, affidiamoci a dei template engine che vengono popolati con dati, possiamo utilizzare per esempio Handlebars, Dust.js, ce ne sono tantissimi, possiamo integrarli come, anche come plugin di un task manager come Gulp, e a servizi tipo Faker che ci crea tutta una serie di dati che possiamo andare a integrare nei nostri template. Il vantaggio di fare questo è avere un HTML modulare, un markup modulare, e già questo ci dà idea di come si possa banalmente far corrispondere degli stili a dei componenti HTML. Poi ovviamente con altre tecnologie tipo React questo diventa ancora più evidente, ancora più incapsulato, senza però fare l'errore di incappare in ridondanze. Quindi se io ho una lista di clienti, una lista di prodotti che sono identiche, non mi vado a creare file diversi, ma faccio attenzione a quello che è un componente riutilizzabile, quindi un componente lista. Per cui, scusate, vado di fretta, ma ho detto che mancano 5 minuti, quindi sto andando. Quindi stiamo attenti a non far sì che la modularità diventi ridondanza. E quindi vi ho parlato di queste sfide. Nei confronti di chi abbiamo la responsabilità di vincerle? Nei confronti di altri sviluppatori front-end che subentrano nei nostri progetti, che quindi si trovano una base comprensibile, leggibile, da cui partire, nei confronti degli sviluppatori back-end che potrebbero dover interagire col nostro codice, e per non dar loro la possibilità di aggiungere tabelle, visto che non capiscono come altro possono fare, e nei confronti di noi stessi, perché se scriviamo codice senza pensare alle conseguenze di come lo scriviamo, per esempio io, se entrassi in un progetto che ho scritto senza seguire questi principi, la nuova me e la vecchia me, incontrandosi, avrebbero questa reazione qui, che non so se si vede, però non è bella. E quindi, ricapitolando, adottiamo e condividiamo una nostra coding convention e portiamola avanti nel nostro progetto. Pensiamo modulare, mettiamoci nelle condizioni di farlo anche con le tecnologie che possiamo utilizzare, e poi se ci riusciamo, facciamo anche sì che qualcuno ci faccia un po' di review di codice. In arrampicata c'è questa figura che è lo spotter, che para chi arrampica, ma gli può anche indicare il percorso. Quali saranno le ricompense nell'affrontare e vincere queste sfide? Sono esattamente le sfide, cioè la ricompensa consiste nel raggiungere questi obiettivi. E soprattutto una volta che siamo in cima, che abbiamo fatto un buon lavoro, la ricompensa più grande è che altri membri del team e noi stessi allo specchio riusciamo a guardarci così. Grazie.